Se balli ti sposo, una nuova serie, giovedì alle 23 su Discovery Real Time. La cucina è passione, creatività e divertimento, ma anche sacrificio, organizzazione e tanto tanto sudore. Gordon Ramsay, Jamie Oliver o Davide Oldani non sono solo creatori di ricette uniche, ma anche uomini capaci di gestire e organizzare un ristorante di successo. Questo significa essere un grande chef. Oggi, a due coppie di aspiranti chef, apriremo le porte di un vero ristorante. Avranno la possibilità di vivere il loro sogno. Potranno accendere i fuochi di una cucina professionale e coordinare uno staff di cuochi e collaboratori esperti. I nostri sfidanti avranno a disposizione 2 ore per la preparazione dei loro piatti e 1 ora e mezza per il servizio del loro menù. Si dovranno sottoporre al giudizio di 20 commensali. Come? Ma è semplice, dichiarando quanto sono disposti a spendere per quello che hanno mangiato. Ovviamente, la coppia con il menù più pagato si porterà a casa l'intero incasso. Quindi, aspiranti chef, sfoderate il ricettario e mettete in tavola il vostro menù, perché inizia la sfida. La sfida di oggi ci racconta di 2 coppie con 2 idee di menù molto diverse. Sveva, 35 anni, arredatrice di interni, e la sua compagna, Maddalena, 31 anni, insegnante di danza. Ci propongono un menù fusion, con i sapori, i colori e contaminazioni da tutto il mondo. Sfidano Giovanni, 49 anni, esperto di marketing e di comunicazione, e la sua amica Donata, 38 anni, scenografa. Loro ci propongono un menù legato alla tradizione, ai sapori di casa nostra. Quindi la tradizione contro l'innovazione. Chi vincerà? Capiamo un po' questo menù. Antipasto, polpettine intorno al mondo. Beh, le polpettine sono un classico anche della cucina facili, nostra. Facili, a chi non facili. Piacciono le polpettine della nonna al sugo. Esatto. Però qui abbiamo... Senza sugo? Qui non c'è il sugo. No, poi sono piccole. Abbiamo un trittico di salse. Esatto. Ciatri di mango, hummus, guacamole. Questo piatto è un esperimento, nel senso che vuole essere un finger food. Quindi in sala, parlo a lei che ovviamente si occupa della sala, cosa mettiamo? Non in mettiamo sala, le forchette? Bacchette. Sì, per queste polpettine sì, e se proprio non vogliono passare dalle mani. Insomma. Quindi vogliamo ridere. Vogliamo ridere. Ok, ci sto. Primo piatto. Spaghetti integrale di kamut con sugo rosso al filetto di cernia, sporcata da un battuto di basilico. Poi sotto c'è scritto un sacco di botte per tutti. A chi le dobbiamo perché dare? Perché la cena è pestata, perché il ragù lo fai direttamente nella pentola. Gli diamo una variazione poi, una Tokyo Vichyssoise. Sì, è una cosa molto da cocktail, che esatto, si serve fredda. Esatto. Una vellutata di però porre. Tu qui hai voluto... anche qui mettere un tocco tuo. Soia, wasabi, qua siamo in Giappone. Esatto. Passiamo al secondo. Sì. Pollo cocco-me. Pollo cocco-me. Cocco-te. Cocco-me. Cocco-me. Cocco-lei. Un curry di pollo allo zenzero, latte di cocco servito con carote saltate nel ghee e cannella. Esatto. Il dolce. Oxford sandogan al cioccolato. Oxford, quindi già questo mi dice che siamo nel Regno Unito. Siamo nel Regno Unito, in parte. Sandokan. Siamo in Malesia. Siamo in Malesia. La tigre della Malesia. La tigre della Malesia. Mia personalissima rivisitazione di uno sformatino alla banana, classico della cucina povera malese, accompagnato con una crema inglese e arricchito di pepite al cioccolato. Ah, questa è un'esperienza... veramente multietnica. Veramente multietnica. Questo menù come ti è venuto in mente? Dimmi un po'. Negli anni, dai miei viaggi, da posti in cui ho vissuto, persone che ho incontrato, quello che poi ti succede nella vita, le cose che puoi mangiare, no, la nostra voglia di integrarci con tutte le culture che incontriamo e di far sì che le culture che incontriamo si integrino qua. È il modo migliore per far capire alle persone che quello che è diverso non è necessariamente cattivo. Io penso che qui voi avete tanto lavoro da fare. Un po'. Vi presento coloro che vi daranno una mano in cucina. Ragazzi, ciao. Piacere, Sebastiano. Ciao. Piacere. Ciao. Ciao, Angelo. Adesso partono le vostre 2 ore per fare tutta la preparazione. Dopodiché io tornerò in cucina, fermerò il tempo e sarà l'ora del servizio. In questo momento parte il vostro fuori menù. Siete pronte? Pronte. Andiamo. Un menù fusion molto particolare, quello di Sveva e Maddalena. Sapori dall'Oriente e poi vedo che Sveva comunque è una persona che sa il fatto suo in cucina. Maddalena farà di tutto per rendere la sala gradevole. Stiamo a vedere se i commensali gradiranno questo tocco d'Oriente.
Ok, allora noi adesso abbiamo 2 ore. Io ho cercato di, nella mia testa perlomeno, di dividere un po' le cose, prima ora, seconda ora e poi partiamo. Vorrei dare a questa sala un'atmosfera che sia conforme un po' al tipo di cucina che presentiamo, quindi che abbia qualcosa di esotico. Io sono troppo felice che ci siete, perché così tagliate voi, perché se io prendo in mano un coltello mi faccio, a questa velocità qui mi faccio veramente male. Vorrei andare fuori a raccogliere foglie, semi, fiori, creando un'ambientazione naturale. Non so aprire i cocchi. Per il pollo cocco me bisognerebbe farlo a pezzi. Io ho fatto degli esperimenti lanciandoli contro i muri, ma no. Poi ci sono degli elementi che sono delle candele, le bacchette e delle altre cose che mano a mano sistemiamo. La polpetta è piccola e quindi dovrebbe far venire voglia alle persone di prenderla con le mani. Questo spero che crei un rapporto immediato di confidenza tra loro e noi. In modo che il cibo sia ricevuto nell'ambiente adatto, perché non avrebbe senso fare un assetto molto formale con il tipo di menù che presentiamo, molto esotico. Stiamo rilassati, stiamo bene, godiamoci questa esperienza. Benissimo. Possiamo cominciare? Si parte. Va bene, andiamo. Mi ha dato un'impressione di una persona molto sicura, comunque con un programma. Entrata, in un'ora facciamo questo, l'altra ora facciamo quell'altro. Maddalena mi è sembrato sicuramente una persona piacevole, ma un pochino con la testa tra le nuvole, insomma. Potrebbe essere belle idee, ma bisogna vedere poi a livello pratico se si potranno realizzare, insomma. Tanti ingredienti, tanti prodotti, e conciliare le preparazioni con i tempi e le cotture sarà molto difficile. I suoi problemi potrebbero sorgere, secondo me, durante il servizio. Per quanto riguarda la cottura della pasta, per queste cose, secondo me potrebbe venire. E nello sfilettare il pesce, probabilmente. No, guarda, direi molto più piccole, tipo la metà, e tu calcoli 10 pezzi a persona, esattamente. Sono 20 persone, per cui ne servono più o meno 200 di queste polpettine. Io adesso vengo a darti una mano, se vuoi. Altrimenti non riusciamo a finirle, sono tantissime. Vorrei solo essere una ragazza normale e carina. Non mi ero mai sentita piena prima. Devo fare qualcosa. Questa è la fine dell'essere obesa. Se muoio, almeno muoio provandoci. Questo è l'inizio di una nuova me. La chirurgia che noi operiamo cambia le loro vite, per sempre. Chirurgia Extra Large, la nuova stagione. Martedì alle 21 su Discovery Real Time. Nel 2007 ha inizio l'era Urban Proof. Nel 2010 un nuovo capitolo della storia Qashqai sta per essere scritto. Tenetevi pronti. Certi incontri ti fanno capire che in ogni nuovo passo c'è il ricordo della strada già fatta. Da Dezzamore Findus, la zuppa tradizionale. L'incontro più caldo tra il piacere di oggi e i sapori di sempre. Dezzamore Findus, mangia positivo. Nel mulino che vorrei, scegliere è meglio che rinunciare. Nuovi maggiolini. La brioche piena di gusto, con il 30% di grassi in meno. Maggiolini Mulino Bianco, questo è il mio mulino. Mulino Bianco. Now old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat who wouldn't leave his home. He tried and he tried to give the cat away. He gave it to a man going far, far away. But the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Con gran cereali e frutta il risveglio è croccante. Con i cereali ricoperti di succo di frutti rossi è ancora più gustoso. Cereali Gran Cereale. Gusto e croccantezza in un incontro unico. Cereali croccanti Gran Cereale. Dai chicchi interi, più energia al tuo benessere. Checking me, wow.
Mentos Pure White for a diamond smile. Giornata parte a tempo con il gusto e la meravigliosa allegria di Nesquik. Vitamine, ferro e tanto divertimento per accendere la loro vitalità. Nesquik Plus, la giornata parte con il ritmo giusto. Top 20 Ladies in Pop. A marzo MTV Hits e Sky celebrano le donne con la classifica delle più grandi dive della pop music. Vai sul sito www.sky.it/MTV Hits e fai la tua scelta. I video più votati verranno trasmessi su MTV Hits. Sintonizzati sul rosa. Top 20 Ladies in Pop. Lunedì 8 e domenica 14 marzo, triplo appuntamento su MTV Hits, canale 704 di Sky. MTV, possessed by music. Il paziente presenta un'anomalia. Un chiodo nel setto nasale. Incidente domestico, ha messo la mano dentro il frullatore. Questa non è gente normale. Trauma ai genitali. Ha solo 16 anni. La signora è caduta dal sesto piano ed è sopravvissuta. Alle persone normali ci pensa il destino. A tutti gli altri ci pensa Bizarre Art. Martedì alle 22 su Discovery Real Time. Sveva ha iniziato la preparazione del suo menù. Le due ore a sua disposizione stanno correndo sempre più veloci e ci sono ancora tante cose da fare. Non riusciamo a finirle, sono tantissime. Riuscirà a completare il suo menù e a soddisfare i palati esigenti dei nostri 20 commensali? Facciamo partire la vichyssoise. Okay. Quindi dobbiamo prendere 12 porri, okay, affettarli sottili e 3 gambi di sedano e affettare anche quelli. Questa dimensione va bene per il porro, vuoi che lo taglio diverso? Più sottile. Sottile proprio? Sì, sottile proprio. Ma visto che poi andrà frullato, penso, questo, no? O comunque andrà... Esattamente. La motivazione per cui è tagliato così fine? Perché? Mi sembrava meglio. Ti sembrava meglio? Sì, ok. Sì, secondo me bisogna velocizzare un po' eliminando questi lavori. Diciamo che il sedano non lo fai così fine, tanto poi lo dobbiamo frullare e quindi va benissimo, benissimo così. Benissimo. Sveva è entrato un po' in difficoltà per le tempistiche. È partita facendo l'antipasto. Abbiamo passato quasi tutta la prima ora a fare solo un antipasto. Ci dobbiamo muovere. No, mettiamo le sedie adesso, che così che sono già una cosa, nel senso che se entrano e non ci sono le sedie è un casino. Quindi cominciamo dalle priorità. Cosa ha bisogno uno? Di sedersi. E quindi facciamoli sedere. Come vuoi. Oh, appena appena lo fai sciogliere. Sì, poi ragazzi, come va? Subito. È già passato un'ora, vero? È già passato un'ora e 5 minuti. Addirittura. Quindi ne rimangono 55. Fantastico. Che si dice? Non lo so, non ce la farò. A che punto state? 55 minuti. Esatto, 55 minuti e i nostri commensali saranno a tavola. Quindi dovremmo essere già abbastanza avanti con la preparazione. Sì. Il tuo sì non mi è convinto. No, non lo è, però ce la possiamo, vediamo. Improvvisazione, improvvisazione. Diamoci una mossa però, ragazzi, perché i tempi sono stretti. Maddalena! Eri concentrata. Eh sì, sono un po' di fretta a questo punto della vita, nel senso che non sto riuscendo a ricordami fare quello che... Ricordami perché la tua collega è in alto mare. Ah, anche lei, quindi siamo... Anche tu? Sì. Ottimo. La tavola rimarrà così. Sì. Verde, non ci sono decorazioni, non c'è quella... No, per il momento non ci sono decorazioni. Dammi tempo, vedrai che... Tempo ce n'è poco. Ti avverto. Non ti preoccupare che ce la faccio. Speriamo bene. Dolce non ha un tempo lunghissimo, no, deve stare mezz'ora in forno e dobbiamo fare la crema inglese. Mezz'ora in forno? Esatto. Perché quindi so. Totale di 45 minuti siamo già fuori tempo, mi sa. Le tortillas vuoi farle cuocere subito? No, le tortillas preferirei farle cuocere dopo. Al momento le fai? Quasi quasi, se non poco prima, perché altrimenti si induriscono moltissimo.
E anche gli spaghetti li fai cuocere al momento? Gli spaghetti pensavo di sì, no? Ok, no, perché non uscirà probabilmente tutto nello stesso momento. Tutti i piatti, tutti i primi piatti. In cucina devi avere le idee chiare. Devi prendere tutto di petto, se no non ci arrivi a fare un servizio. Scusa Maddalena, volevo chiederti con quale criterio stiamo mettendo giù le posate, per capire. Non ti preoccupare di un criterio logico a quelli a cui sei abituato. Io non conosco le regole del galateo. Le metto giù come penso che siano utili. Perfetto, ok. Adesso gli puoi rincorporare il pollo. E poi lo copri con il latte di cocco che hai frullato. Mi servono tipo 4 litri di brodo. Ok, poi mi serve un tegame per far andare il sugo. La cosa che non sono riuscita ad apprezzare di Sveva è questo suo atteggiamento calmo, tranquillo, pacato. Ma in fin dei conti eravamo sempre in ritardo. C'è da fare ancora anche la guacamole? Il dolce e il guacamole. Adesso arriviamo sia al dolce che al servizio. Ha iniziato a pensare all'antipasto, al primo, al secondo, al dolce, ha fatto confusione e non è più riuscita a capire cosa doveva fare. Sì, il dolce però può andare intanto che noi stiamo lavorando, cioè ti facciamo. Però bisogna finire di prepararlo prima del servizio. Questo assolutamente. Ah, prima del servizio? La preparazione non è da sottovalutare, è importantissima per affrontare un servizio. Ah, ma noi siamo dietro col basilico, no? Frena. Più importante, il basilico. Dobbiamo fare il pesto, sì. Mettiamo le foglie di basilico, magari? Perché sta lì a fare il pesto. Dobbiamo solo farlo frullare. No, ma tra frullare quello e fare il dolce, passo, abbiamo finito il tempo. Siamo abbiamo a un minuto il dalla tempo, fine. Però poi intanto che facciamo il servizio possiamo tentare di preparare il dolce. Mi sono proprio reso conto che l'organizzazione che avevi in testa era giusto un sogno. Allora, come va? Abbastanza bene, non abbiamo il dolce, abbiamo metà dolce, però per il resto siamo pronti. Il tempo pronti. È finito, stanno arrivando i commensali, okay. Quindi adesso dovete posare i coltelli della preparazione, quello che state facendo, e quindi iniziamo il servizio, ok? Ok, okay. Ve la lascio. Ecco. Polpettine intorno al mondo, oh, sono delle piccole polpettine della nonna, accompagnate da un giromondo di salsine, guaca. Le servite con tortillas di mais e crudite. Eccoci. Eccoci, pronti. Sono tutti pronti, seduti, a posto, okay. E possiamo andare con gli antipasti. Cominciamo con gli antipasti, perfetto. Okay. I commensali sono pronti, ma Sveva no. Se deve ancora cuocere le tortillas dell'antipasto, temo che l'attesa sarà lunga. Un po' lunga l'attesa. I tempi di attesa sono estremamente lunghi. Eccoti. Ok, cominciamo con gli antipasti, che così li raboniamo. Io ne prendo uno per uno. Uno mandami anche gli altri ragazzi. Ok, adesso passo pure di sopra, così tiriamo avanti i piatti. Prima che uno alla volta. E lo so, lei uno, due è difficile. Però adesso arrivano i camerieri quelli veri. Ah, ok. Polpettine giramondo. Però non li vedo arrivare. No, nonostante fossero già stati avvisati. Ok, fantastico. Tieni. Quindi okay. Farli prendere a loro direttamente? Tanto è inutile che tu glieli passi, li prendo loro direttamente da lì. Ok, i prossimi te li prendi da solo. Sono fredde. Leggermente fredde, sì. Allora, è piaciuto tantissimo le salsine di contutti divine. Ah, fantastico. Buonissime. Preferito chutney di mango. Sì, una grande vittoria. Le polpettine erano leggermente troppo fredde per un tavolo. Adesso Madda ci porti una sala per volta, le comande dei primi. Esatto. Ok. Sono venuta a chiedervi cosa volete per primo. Spaghetti. Bici suati. Per dar tempo alla cucina di organizzarsi, Maddalena avrebbe già dovuto prendere le ordinazioni dei primi. Lo sta facendo solo ora, con troppa calma. Cosa vuol dire 6, 4 spaghi? No, questi sono i numeri dei tavoli. Ok, fantastico. Per cui 3, 7 e 2? 9 spaghi e una vici suaze.
Quindi come facciamo? Tu metti la pasta a bollire, okay. Io vado avanti con questi. I ritardi più grossi percepiti dalla sala sono dovuti alla cucina praticamente, quindi all'uscita dei piatti, un certo alla tempistica data anche poi in realtà, non so, dalla presa della comanda del primo piatto avvenuta dopo il consumo dell'antipasto. La vichyssoise è spenta? Sì. Devi dire tu come... L'accendiamo, okay. Perché preferirei servirla tiepida. Allora, la vichyssoise è a un tavolo con tre spaghi, a me piacerebbe che le cose gli arrivassero più o meno insieme. Giustamente. Quindi cosa dici? Sembrerebbe carino. Eccomi qua, avete appena trascorso mezz'ora in cucina, ne avete ancora un'ora. Va bene. Devo dire che il metro di misura che noi abbiamo in cucina sono i piatti che rientrano. Mm-hmm. I piatti che rientrano mi sono sembrati vuoti. Anche secondo me. È un buon inizio. Fantastico. Però un'ora non è tanto. No, infatti. Coraggio, diamoci da fare. Okay. Va bene? Mi raccomando, eh. Il piatto con la vichyssoise? Te l'ho messo là. Fantastico, io c'avevo il cucchiaio, cosa ne ho fatto qua? La pasta poi qua l'assaggi? Subito? Subito. Trovo un po' lunga l'attesa, poi per carità, magari sono i tempi di preparazione, però... Ok, la pasta è cotta, come la scolo? Qua, non fuoco? Un'ottantina di grammi a testa, io vado a prendere la panna montata. Lascia per ultimo il tavolo che ha la vichyssoise, aspetta. Scusa. Taglio il filo. Ok, vai, uno. Due. Tre. Tutti gli spaghetti? Prima tutti gli spaghetti. Lasciatemi per ultimo il tavolo che ha la vichyssoise, che adesso arriva. Ho come la sensazione che in cucina stiano impiattando un po' troppo lentamente. Peccato, perché sono buoni, però purtroppo sono un po' freddi. Non scaldare le chiappe insieme, che sono un po' tiepidi e non vogliamo... Sono freddi, ok. Sì. Abbiamo un problema, dicono che sono un pochino freddi, se si può scaldare il piatto. Ok, sì. La vichyssoise che è andata in quella sala invece vorrebbe cambiare con gli spaghetti. Ok, allora ti rifacciamo subito, questo te lo do immediatamente. Uno. Mi mandi il servizio però, per favore, subito. Gli altri camerieri, il servizio. Ok, grazie. Quando sono arrivati erano già proprio tiepidi proprio. Esatto, già tiepidi e ci dovrebbero essere bollenti. Ci prepariamo già i piatti per i secondi? Certo. Vediamo se riusciamo a servirli. Scusate. Posso cominciare a prendere i piatti? Cocco, qualcosa? Scusa, Sveva. I piatti sono pronti? Scusa, Sveva. Sei un angelo. Chiedono i piatti. Arrivano i piatti, Maddalena, stai un attimo, un secondo. Alla fine Sveva ha recuperato il tempo perso ed è riuscita a servire anche il secondo. Molto buono. Si sposa bene con questo. Sì. Se abbiamo ordinato tutte e quattro la stessa cosa, non capisco perché a te sì. No, ma inizia pure, si raffredda. Inizia veramente. È morbidissimo. Ed è un profumo delicato. Eccomi, stop! Eccoti, no! Sveva, vieni qui con me, arrivo. Per favore. Il tempo è finito, abbiamo due piatti ancora sul pass, sì. Le regole di fuori menù dicono che quei due piatti possono uscire, okay. Quindi ti pregherei di chiamare Maddalena. Chiamo io subito. Maddalena, eccoci. Maddalena. Ok, gli ultimi due. Di qua. Ti diamo a te. Attenzione, non ti far male all'ultimo. Uff. Che fatica. Che fatica, eh? Fissima. Lavorare in una cucina Mamma professionale. Mamma mia, terribile. Eh? Non è come fare la cenetta a casa per gli amici. No. Mai pensato, eh. Però speravo di arrivare in fondo. In fondo ci siamo arrivati, ma non totalmente. Non totalmente. Perché abbiamo fuori tutti i secondi, tranne che un paio, se non paio, mi sbaglio. Sì, e non siamo usciti e con poi il dolce. Non abbiamo neanche un dolce. No. Ci sarà una votazione, 20 persone, che daranno un costo a questo menù. Ovviamente vi ricordo che dopo di voi ci sarà un'altra coppia. Che avrà stessi tempi, stessi aiuti e vedremo tra voi due chi uscirà vincitore. Vediamo se loro arrivano in fondo. Sveva, secondo me, è partita con un ottimo, con un'ottima marcia. Maddalena ha avuto delle carenze sul confronto, specialmente con la cucina. Il problema è che durante la strada si è persa. Sicuramente è mancata un'organizzazione, una comunicazione con la cucina. Troppi gusti, troppi miscugli. Che se non sono fatti più che bene, quindi ben calibrati, non danno un risultato ottimale. Sveva e Maddalena, saranno riuscite a convincere i commensali? La parola a loro. Polpettine della nonna erano buonissime. Le carote erano
non sapevano di carota. Il pollo al curry mi ha sorpreso piacevolmente, diciamo che l'accostamento di certi aromi erano perfetti. La bottiglia con le bacche all'interno è stata molto carina. Un po' meno confortevole invece la foglia che c'era sulla spalliera della sedia, era un po' scomoda. Il menù è stato perfetto, peccato per il servizio, un po' lento e spesso i piatti arrivavano un po' freddi. Quanto avrà incassato il menù di Sveva e Maddalena? Sono un pezzo di legno, io te l'avevo detto. Sei un legno. Devi essere sciolto. No, Gianluca. E dal tuo primo sguardo mi chiedesti un balletto. Non mi porti, Diego? Niente, rifacciamo. Per una macarena tu mi hai castigato. Sono solo la vittima di un passo sbagliato. Ti sposo, una nuova serie, giovedì alle 23 su Discovery Real Time. Nel mulino che vorrei, il buongiorno si vede. Del cacao! Sono arrivati i batticuori, i biscotti al cacao che amano il latte. Nati per l'insuppo. Nuovi batticuori. Questo è il mio mulino. Mulino bianco. Per una vita più intensa, osa il colore. L'Oréal crea Accordant Tans. Rossetti colorisce e smalti in coordinato. Bionda o bruna, scegli il tuo accordo su misura. Facili da indossare. Finalmente colori intensi e luminosi, creati per te. Nuovi colorisce Accordant Tans dell'Oréal, da coordinare all'infinito. Cedi al colore. Voi valete. Doppio volume per i tuoi capelli? Solo con Nivea Volume Sensation. L'unica linea con tecnologia brevettata Style Infusion System che rende i capelli più corposi e li solleva dalla radice. Doppio volume, doppia leggerezza, lunga tenuta. Dallo shampoo allo styling, Nivea Volume Sensation. La bellezza è carattere, è Nivea. Questo dentifricio può aiutare a migliorare la vostra igiene orale. Basta lavarsi bene i denti con AZ Complete 7 per 7 giorni per vedere i primi segni di miglioramento. In più AZ Complete 7 ti dà i 7 segni dei denti sani e il risultato comincia già dopo 7 giorni. Complete 7. AZ. Un sorriso bello e sano dalla A alla Z. Ti piacciono i gusti mediterranei? Gran Pavesi, pomodoro e formaggio. Un irresistibile gusto. Che fa colpo! Well, don't you know? Gran Pavesi. Più gusto a sentirsi leggeri. Scopri Dove Go Fresh con ingredienti naturali. Offre protezione 48 ore. Per una pelle fresca che respira. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. Insieme a te trasmettiamo voglia di partecipare. Lei è in arresto, eccesso di velocità. Ma c'avevo fretta, dovevo andare a fare la spesa. Ha diritto di chiamare il suo avvocato. Eppure il salumiere? E certo. Chiama anche lui, ho Team Tutto Compreso. Compreso tutto? Team Tutto Compreso ricaricabile, ogni settimana e un'ora di telefonate verso tutti a soli 4 euro. Allora scrivi 6 kg di bucatini, 2 kg di pecorino e mi raccomando l'aglio che è la mia passione. Sarà capito. Aria! Per piacere, aria! Vuoi vendere la tua casa ma temi che quel piccolo difetto la penalizzi sul mercato? Pochi accorgimenti ed ecco che la tua casa sembrerà un'altra. Noi siamo qui pronti, come sempre, a darti una mano. Vendo casa disperatamente, giovedì alle 22 su Discovery Real Time. Ti aspetto! Oggi a Fuori Menù, la cucina fusion di Sveva e Maddalena sfida la cucina tradizionale di Giovanni e Donata. Sveva ha appena concluso la sua sfida, ma non tutto è andato per il verso giusto. I tempi di attesa sono estremamente lunghi. Vediamo se riusciamo a servirli. Ora tocca ai nostri commensali esprimere il loro giudizio. Quanto saranno disposti a pagare per il menù di Sveva? Per questo menù sono disposta a pagare 30 euro. 10 euro. 0. 30. 5 commensali hanno pagato 0. 10 commensali hanno pagato 10 euro. E solo 5 hanno scelto di pagare il massimo, 30 euro.
per un totale di 250 euro. La sfida continua. In cucina ci sono già Giovanni e Donata. Andiamo a scoprire il loro menù. Giovanni, un menù tradizionale, legato al territorio, alla lettura anche abbastanza semplice. Un menù un po' furbetto, perché tu di la verità, vuoi vincere? Assolutamente sì. Non stai qua se per torno a casa senza aver vinto, sono finito, quindi devo vincere per sei competitivo, eh? Assolutamente. Che te ne sembra di questa cucina, Giovanni? Sono emozionato, come il giocatore che gioca solo a scapole pugliati la partita di calcio e poi va a giocare all'Olimpico davanti a 100.000 persone. Prima volta in una cucina professionale. Assolutamente sì, molta emozione e una gran voglia di iniziare. Vediamoci bene questo menù. Allora, tortino di melanzane tricolore. Il tricolore dov'è? Tricolore nella salsa rossa di pomodoro, il bianco nel formaggio e il verde nel basilico. Quindi basico, abbastanza semplice. Semplice, tradizioni, ma di grande gusto. Melanzane fritte o al forno? No, sono grigliate. Grigliate, vedi? Nessuna delle due, cercavo di ingannarti. Cappellaccio ai funghi porcini del passatore. Beh, cappellaccio è romagnolo. Cappellaccio è romagnolo, è un piatto tradizionale romagnolo perché questo è un tortellone chiuso a cappello, si dice. E siccome il personaggio storico della Romagna è il Passator Cortese, aveva questo cappello a falde larghe, il tortellone viene chiamato cappellaccio, perché è più grande del però tortellone. Però non è un piatto semplice da fare, chi te lo assolutamente insegnato? No. Tradizione della Romagna, mia madre, la passione della cucina, l'ho visto osservando lei e mangiando bene, che si vede. Sembra pure giusto, insomma. Poi abbiamo un risotto, anche qui, insomma, il risotto, sai meglio di me che cottura, tostatura, tempistiche. Questo è un risotto tipico lombardo. Sto in Lombardia da una ventina d'anni e quindi ho preso qualcosa evidentemente anche dal nord e dalla Lombardia. Pollo alle due senapi. Furbette. Furbette perché sono apparentemente un piatto semplice e lo è forse nella forma, nella sostanza, ma è veramente molto gradevole. E poi andiamo sul dessert, pere Williams alla Madame Pompadour. Ora, mi sembra un piatto abbastanza semplice. Di la verità, che a te coi dolci? Io amo il salato e tu sai che chi ama il salato ama meno i dolci. Però questo vedrai che avrà un buon risultato. Un menù della tradizione, però va anche vestito questo menù, giusto? E noi lo vestiremo come una cena gourmet questa sera. Cercheremo di astrarla un pochino usando la decorazione, le candele, i vasi quadrati. Avrete modo di vedere un po' di scenografia. Ovviamente non siete soli in questa avventura, quindi faccio entrare coloro che vi daranno una mano per questa sfida di fuori menù. Ragazzi! Ciao Sebastiano. Donata, molto ciao, piacere. Sebastiano, piacere. Ciao. Donata, molto Angelo. Piacere. Ciao. Giovanni, Angelo. Loro sono i cuochi che ti aiuteranno. Tu sarai il padrone di questa cucina professionale, quindi gonfiati più che puoi. Quando darò il via, ci saranno 2 ore di tempo per preparare sia il menù che la sala, dopodiché 1 ora e mezza di tempo per fare il servizio. Giovanni, Donata, siete pronti? Prontissimi. Allora è il momento di sfoderare il vostro fuori menù. Andiamo! Giovanni è molto sicuro di sé e ha scelto la tradizione come menù. Però, come noi chef ben sappiamo, la tradizione ha bisogno di tempo e qui tempo ne abbiamo poco. Oltretutto, gestire una brigata di cucina con poco tempo non è una cosa semplice. Il nervosismo può salire alle stelle in un attimo. Stiamo a vedere. Il menù prevede 2 piatti abbastanza articolati. Per i cappellacci dobbiamo iniziare molto presto, poi l'impasto deve riposare almeno un'ora. Quindi nella mia temporizzazione mentale prepariamo subito l'impasto e mettiamo sul brodo. Allora io farei 2 tavoli da 4. Sì. E 2 tavoli da 2. Facciamo l'apparecchiatura. E poi facciamo la decorazione. Okay. Nel frattempo l'impasto è andato avanti, lo mettiamo a riposare e ci mettiamo a preparare il ripieno. I tovaglioli li facciamo tutti bianchi, sotto piatto d'argento, non mettiamo piatto a tavola per ora. Quello che ci vuole meno come tempo di preparazione è il pollo, perché ha una preparazione di 10-12 minuti. Mi assumo tutte le responsabilità che facciate quello che dico io, così almeno nel bene e nel male sono io il responsabile. Ah, non c'è dubbio. Siamo pronti? Partiamo? Sì, sì. Andiamo. Via, via. Il fatto che ha detto voi seguitemi, basta che voi fate quello che vi dico che andrà tutto bene. Infatti io eseguirò perfettamente quello che mi dice senza dirgli assolutamente niente. Secondo me dovrà entrare immediatamente nel ruolo e imparare subito a gestire.
La preparazione è iniziata, ma Giovanni è convinto di poter far meglio di Sebastiano e di Angelo. Ha da ridire sul loro operato, perfino sul taglio di una melanzana. Taglia un po' più sottili questo. Ma faccio fare un tortino con le melanzane diverse. Allora adesso inizia a grigliare queste. Gli aggiungiamo un po' di acqua. Questa è perfetta. Guardami, Angelo, questa è perfetta. Prendiamo il burro, tu metti pure tutte le carni insieme perché le cuociamo insieme, poi le tritiamo. Secondo me c'è un problema. Cioè? Allora, partendo da freddo, qualsiasi bocconcino, comunque trita, inizia a lasciare tutto il liquido e inizia a bollire. Secondo me abbiamo sbagliato già di partenza. No. Mettiamo sale e pepe. Il sale aiuta a fargli fare un po' d'acqua. Quando si è asciugata l'acqua, mettiamo il vino bianco. La prima ora è stato molto comunque supponente. Fate quello che vi dico io, la famosa frase che a noi ha scatenato, diciamo, un po' di fastidio. Per prevenire le critiche, Sebastiano ed Angelo sono costretti a chiedere conferma prima di iniziare ogni passaggio. E così, addio gioco di squadra. Sì, arrivo. Giusto 2 minuti per sapere arrivo. Come andare avanti. Allora, basilico a guarnizione, tengo le foglie, Giovanni. Arrivo, Sebastiano. Ma guarnire come? Le foglie piccole o grosse? Quale preferisci? Adesso mettile lì tutte da uno, poi ci penso io. Ok. Allora, facciamo lo schema dei tavoli come li abbiamo decisi. Questo sarà il nostro tavolo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo ci aiuterà poi nel servizio, come voi ben sapete. Tortino, abbiamo preparato le melanzane, formaggio preparato, la salsa è su e lì ci siamo. Cappellacci, la carne sta andando, la pasta si sta riposando, le pere tra un minuto. Mettiamogli sopra una fetta di formaggio. Giovanni! Eccomi qua! Come sta andando? Siamo alla prima ora di lavoro. Tutto bene? Ti stai divertendo in una cucina professionale? Ho perso i primi 20 minuti, l'ho perso facendo dei gran giri a vuoto. Come si stanno comportando i ragazzi? No, i ragazzi sono bravissimi. Sono un po' vigliacchi, però. Vigliacchi? Che dobbiamo seguire quello che lui dice. Assolutamente. Così ha detto lui. Lo chef di cucina sei tu. Non volevo essere presuntuoso, perché poi mi sono reso conto che quello che avevo detto, fate quello che dico io, non è perché loro non erano capaci. Assolutamente, ci mancherebbe altro, sono qui per assisterti, però non possono prendere iniziativa. Infatti. Un'ora di tempo ancora da adesso. Grazie. Andare avanti con la sfida. Ragazzi, siamo indietro di 20 minuti. Siamo indietro. Prendiamo l'impasto. Sì. Assolutamente adesso dobbiamo pensare a questo, perché fare 60 ravioli ci vuole mezz'ora. Dopo che è entrato Alessandro, ha iniziato a cambiare il suo atteggiamento. Forse, va bene? Per me sembra forse un po' morbidina, eh? Dimmi tu, cosa devo fare? Aggiungo farina? La farina, perché altrimenti poi si molla. Forse c'è troppa farina? C'è troppa farina, giriamo la pasta? Ecco, bravo, perché questa non si unisce. Va schiacciata di più o va usata magari dell'acqua? Mettiamogli un po' di acqua. Questa è la grandezza comunque del raviolo. Allora, riassumiamo un attimino. Fra 12 minuti abbiamo finito il tempo delle 2 ore. Sì. Io preparo, abbiamo la cipolla, l'avevamo già finita, adesso ne trito ancora. Il sugo è pronto. Se riusciamo a mettere le pere in forno in questi 10 minuti, abbiamo recuperato il tempo perso. Ho bisogno che voi mi diate il massimo dell'aiuto possibile, perché altrimenti non finiamo. Allora, le patate sono pronte. Quando la gente inizia a entrare, mettiamo il tortino nel forno. Ok. Allora, tagliamo un po' di scamorza, non c'è bisogno di tagliarla tutta. Tostiamo un po' di mandorle. Nocciole. Dai, che abbiamo recuperato, ragazzi. Abbiamo ancora 2 minuti. Grazie a voi. Dopo un'ora ha ammesso che era in difficoltà, ci ha chiesto un aiuto. Si è abbassato, diciamo, dal suo tono che aveva all'inizio e noi l'abbiamo aiutato. Facciamo l'appello. Tortine di melanzane, pronte. Cappellacci, funghi porcini, pronti. Risotto e radicchio scamorze, abbiamo tutto pronto, quando ce l'ordino lo facciamo. Il pollo è quasi pronto, le pere le abbiamo messe nel forno.
Facciamo fondere la cioccolata. Ok. Ah, la panna montata dobbiamo fare. Allora, sì. Stop al tempo, ragazzi. Fermi tutti. Fino a dove siamo arrivati? Quasi fatto tutto. Quasi fatto tutto. Allora, Giovanni, iniziamo il servizio. Avrai tempo, ovviamente, nell'ora e mezza, di poter infornare quelle melanzane, tentare di finire quelle pere che vedo che ancora non hai fatto. In bocca al lupo. Grazie. L'ora e mezza parte da adesso. Ragazzi, abbiamo un'ora e mezza da adesso. Trovo che questa tavola sia splendidamente imbandita. Un bel risotto, se fatto bene. Non me la puoi così prendere. Togliamo il tortino. Possiamo iniziare già a impiattare, tanto li dobbiamo servire a tutti. Vado con tutti i Quindi vai pure, certo. L'unica cosa che noi dobbiamo aspettare è sapere per il riso i cappellacci. L'acqua bolle? Giovanni, io l'ho messa al centro del piatto, sì, va sì, bene? Sì, va bene, va bene. E volevo mettere un cucchiaio con un po' di salsa qui. Ok. Dell'altro. Va bene. Allora vado, stessa quantità per tutti? Sì, un po' di meno, perché adesso ne ho messi troppi e dopo non ci basta per tutti. In cucina i piatti dell'antipasto sono pronti per essere serviti. Ma in sala Donata si dilunga sulla spiegazione del menù. Attenzione, perché il tempo è poco. Segue il pollo e due senapi furbette, questo è un nome del cuoco per indicare che è un piatto particolarmente accattivante. Cappellacci che sono di pasta fresca, come tradizione romagnola del nostro chef. Ora? Basta, da portare, facciamone degli altri perché ce ne sono... Da portare. Allora. Quindi c'è da chiamare. Non ha, bisogna portare che si raffreddino. Io ho bisogno di sapere da voi se volete il risotto o i cappellacci. E poi, comunicare un'ordinazione alla volta potrebbe rallentare il lavoro finora ben organizzato da Giovanni. 10 porzioni di cappellacci, quindi sono 40 ravioli. L'acqua è già stata salata? Io non ho fatto niente. Li calo qui o li divido? Fai attenzione perché più ne metti e quindi, più no. Si attaccano. Allora cosa li posso usare tutti? Li metto, sono 40 tanto. Bene. Scusi, io ho un problema. Sì. Sono intollerante al lattosio. Quindi ho dei quindi problemi. Quindi bisogna accertarsi che non ci sia latte. Ho notato che effettivamente ci sono tutti questi formaggi dei primi, quindi ho seri problemi. C'è un'alternativa? Chiediamo allo chef. Donna, ci raffredda. Ho una cosa importante da dirti, per dimmi. Intolleranza al lattosio, arrivo. Già. Il risotto? Non c'è, sono tutti i piatti che c'hanno. Non riesci a fargli un risotto senza scamorza? Sono un pezzo di legno, io te l'avevo detto. Sei un legno. Devi essere sciolto. No, già e dal tuo primo sguardo mi chiedesti un balletto. Non mi porti, Diego? Niente, rifacciamo. Carena, tu mi hai castigato. Sono solo la vittima di un passo sbagliato. Se balli ti sposo. Se balli ti sposo. Una nuova serie, giovedì alle 23 su Discovery Real Time. Con gran cereali e frutta il risveglio è croccante. Con i cereali ricoperti di succo di frutti rossi è ancora più gustoso. Cereali Gran Cereale. Gusto e croccantezza in un incontro unico. Cereali croccanti Gran Cereale. Dai chicchi interi, più energia al tuo benessere. Per una vita più intensa, osa il colore. L'Oréal crea Accordant Tans. Rossetti colorisce smalti in coordinato. Bionda o bruna, scegli il tuo accordo su misura. Facili da indossare. Finalmente colori intensi e luminosi, creati per te. Nuovi colorisce Accordant Tans dell'Oréal, da coordinare all'infinito. Cedi al colore. Voi valete. Good morning. We talked the whole night through. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
giornata parte a tempo con il gusto e la meravigliosa allegria di Nesquik. Vitamine, ferro e tanto divertimento per accendere la loro vitalità. Nesquik Plus, la giornata parte con il ritmo giusto. In un mondo ideale, la tua cucina sarebbe protetta da una barriera invisibile per rendere la pulizia più facile. Con Chief Power Cream questo è possibile, perché crea uno scudo attivo che aiuta a proteggere le superfici. Così lo sporco scivola via. Tutto comincia con una Spark. Nuova Chevrolet Spark. Scoprila in tutte le concessionarie Chevrolet. Fiocchi croccanti di cereali, un delizioso strato di cioccolato, golose gocce di cioccolato. Ed è una barretta fitness. Perché resistere? Certo, puoi metterti a piangere. Puoi ringraziare cercando di essere sincero. Magari alla fine ti mancano le parole, anche se le avevi studiate così bene. E allora ti inventi qualcosa. Anche se sei un attore da Oscar, è davvero difficile recitare una parte in quel momento. Perché non ti è mai sembrata così vera quella magia. Sean Penn. La notte degli Oscar è come un grande film. Non perderla domenica 7 dalle 23.40 live solo su Sky Cinema 1 e 1 HD. Grazie, grazie a tutti. Sono timide, insicure. Vedo una ragazza grassa. Goffe e un po' impacciate. Bene, è iniziata la trasformazione. Sono sexy, affascinanti e non hanno paura di mettersi in mostra. Sono donne nuove, da far girare la testa. Il loro segreto? Condotto da Roberto Ruspoli, Non sono magre, mercoledì alle 21 su Discovery Real Time. Questa sera su Discovery Real Time. Giovanni e Donata si stanno impegnando al massimo per battere Sveva e Maddalena. Giovanni ha già avuto diversi problemi, ma non si è di certo scoraggiato. Siamo indietro. Ma un nuovo imprevisto è in agguato. Ho una cosa importante da dirti per l'intolleranza al lattosio. Riuscirà a trovare una soluzione? E chi sarà il vincitore di oggi di Fuori Menù? Qui abbiamo un'esigenza di una cliente che ha problemi di intolleranza al lattosio. Okay. Quindi l'unica cosa che noi possiamo preparare è un risotto al radicchio, al parmigiano. Ah no, parmigiano no. Quindi il radicchio. Solo radicchio. Ultima, per il tavolo numero 6, due risotti e due cappellacci. Ah, il prezzemolo. Va sopra o dentro? Il prezzemolo? Sì. No, è proprio un... Attorno al piatto. Sì, sì. Perfetto. Signori? Molto delicati, buoni. 4, 6... Cosa stai facendo, Giovanni? Sto controllando quanti risotti dobbiamo... Ah, ok. Il problema è che si raffreddano questi e il risotto non è pronto. Quindi magari metà tavolo mangia, metà no. Dona, un secondo. Le comande erano scritte in un modo che si faceva fatica effettivamente a leggere, quindi un problema che non è dovuto a Giovanni, ma Giovanni non si è posto problema di chiarirlo e è andato avanti a rileggerle 20 volte. Per finire una sala io ho bisogno di un piatto di risotto e 3 piatti di cappellacci. Perfetto, allora il risotto ce l'abbiamo qui. Signori, tutto bene? Sì, sì. Vi chiedo un po' di pazienza per il risotto perché ci vuole un po' per la cottura. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, vieni qua. Pronto. Un cappellaccio e un risotto. Che li abbiamo pronti? L'abbiamo pronto. E lì è pronto. È un po' che sto aspettando, ma non è ancora arrivato lì prima. Due risotti e un cappellaccio e due cappellacci e due risotti. Allora, quindi aspetta un attimo. Cinque risotti. Aspetta, io ti do adesso. Quanti cappellacci? Mi dai 5 risotti e... due... 4 cappellacci. Ti fai 2 risotti per cortesia? Certo. E i cappellacci che te li porto? Un solo cappellaccio devi impiattare, aspetta l'altro. Vabbè. Ma detto 2, Giovanni.
proprio come immaginavo. L'arrivo tardivo e disorganizzato delle ordinazioni sta mettendo Giovanni nei guai. Io ho ordinato il risotto e non è ancora arrivato, eppure è passato un bel po' di tempo. Tra 5 minuti abbiamo servito i primi. Io finisco la cottura del pollo e adesso mettiamo dentro le patate e le pere. Perfetto. Le pere e le bagnate. I cappellacci? Non posso darti i cappellacci, sono con i risi. Allora? Allora, il risotto ci vogliono 15 minuti da quando lo ordinano. Quindi. Ho capito, però gli altri stanno mangiando il risotto. Ma l'hanno ordinato prima. Lo so, e come Vabbè. Fai? Pronti? Eccoci, okay. Ecco qua. Allora, 3 e 3. Pronti qui. Magari ci hai sentato bene. Va neanche averlo tanto. Ti assicuro che ne valsa la pena di aspettare. Giovanni, 20 minuti e finisce lo show. Siamo perfetti. Io ho visto un antipasto che è uscito a mozziche e bocconi, mentre il primo c'è stato un gioco che non ho ben capito. Gli ultimi risotti purtroppo erano risotto e cappellaccio insieme, era ritardato la partenza del cappellaccio. Va bene. Allora, 20 minuti ragazzi. Siamo pronti. Per servire il secondo e anche il dolce se ce la fai. Così, allora vada così. Magari la paprika che si va più sulle patate che sul pollo è meglio perché okay. La paprika ce l'ha già e quindi la patata la richiamo. Va bene. Donna, siamo pronti. Tra un secondo escono fuori tutti insieme e poi noi prepariamo già, impiattiamo già il dolce. Queste possono già andare via tutte, così finiamo del resto. Chef, i piatti sotto possono andare? Posto. Come mai non mi avete portato più patatine erotiche? Queste qua sono valide. Ragazzi, abbiamo finito per questo. Via. Partiamo con i dolci? Partiamo, impiattiamo velocemente anche i dolci così non ci frega più nessuno. Perfetto. Ragazzi, come andiamo? Okay. Noi stiamo facendo sbarazzare la sala. Siamo pronti noi, guarda. Time out! Allora, com'è andata Giovanni? Mi pare bene, mediamente soddisfatto. Allora? Eccola! Allora, Giovanni, Donata, com'è stata come esperienza? Emozionante e abbastanza diversa da quello che mi aspettavo, perché ero convinto di avere più padronanza della situazione. Invece sono partito fortissimo, mi sono anche gasato, poi sono arrivato di fronte all'impossibilità di riuscire a dare anche delle indicazioni e mi... E ho avuto un momento d'impasse, poi mi sono tranquillizzato e ho ricominciato tutto da zero e la cosa è stata più facile. Però trovarti alle prese con un ristorante, 20 commensali, le comande, dei cuochi professionisti che devi gestire, non è semplice. E devo dire che se fossi stato in uno dei due chef non sarei stato così collaborativo come sono stati loro all'inizio con me. Però non è finita, perché come voi ben sapete qui a Fuori Menù chi giudica i cuochi sono i commensali che hanno mangiato. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo. Io ho trovato i cappellacci splendidi e il dessert da favola. La scamorza con il radicchio è un abbinamento perfetto. Peccato che il risotto era un po' troppo al dente. Abbiamo aspettato tanto nel servizio, sia per il primo che per il secondo e anche per il dessert. La presentazione dei piatti non è stata molto all'altezza e sinceramente mi aspettavo molto di più. Per questo menù sono disposto a pagare 10 euro. 10 euro. 30 euro. 10 euro. Quanto avrà incassato il menù di Giovanni? Giovanni, Donata, i vostri commensali hanno appena espresso un giudizio sul vostro menù. Ancora non sappiamo quanto avete incassato. È stata però una bella sfida, perché Sveva e Maddalena hanno fatto un menù coraggioso, spezie, abbinamenti particolari, mentre voi avete scelto la tradizione. Noi sappiamo che il menù di Sveva e Maddalena ha incassato 250 euro. Secondo voi, avete incassato di più? Vediamo.
Nessuno dei commensali ha pensato che il menù valesse zero. 4 commensali hanno pagato 10 euro. E ben 16 hanno pagato 30 euro, per la cifra complessiva di 520 euro. Giovanni, Donata, complimenti! Il vostro menù questa sera ha incassato 520 euro. Quindi vi portate a casa non solo il vostro incasso, ma anche l'incasso del menù di Sveva e Maddalena di 250 euro. Per un totale di 770 euro. Grazie. E quindi oggi siete voi il nostro speciale fuori menù.